Buongiorno a tutti. Oggi faremo insieme il chili con carne. Allora, io vi do una ricetta come l'ho provata io. Dopo, ovviamente ci sono mille possibilità e di mano in mano ve le spiegherò. Intanto vediamo gli ingredienti. Abbiamo mezzo chilo di macinato di manzo. Ecco, per esempio, potete usare il macinato, potete usare della carne di manzo tagliata a pezzettini piccoli, potete fare metà manzo, metà maiale, potete anche farlo con il pollo a pezzettini o macinato. Poi abbiamo 400 g di pomodori pelati, anche qui potete usare del pomodoro fresco, abbiamo 340-350 g di mais, di quello già pronto, che vendono nelle scatolette. Ecco, mais dolce ovviamente, e questo è a piacere, se non vi piace non lo mettete. Uno spicchio di aglio, potete metterne uno, due, tre, come preferite. Qui ci sono due cipolle tritate. Abbiamo dei fagioli neri, scusate, questi sono rossi, si possono usare quelli neri oppure quelli rossi, io ho trovato quelli rossi e sono quelli già precotti. Anche qui, se non volete usare quelli precotti, potete benissimo metterli a bagno il giorno prima, lasciarli a bagno 12 ore, quelli secchi, e poi farli cuocere e averli già pronti. Io ho tenuto anche la loro acqua di cottura, così la utilizzeremo anche quella. Poi abbiamo due peperoni rossi, se ne avete anche di più potete metterne anche di più, sono quelli dolci questi qui, peperoni normalissimi. Poi abbiamo un peperoncino, perché deve essere bello piccantino, tritato ovviamente, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di origano, un cucchiaino di cumino, un cucchiaino di paprika dolce, e anche qui potete fare un po' come volete, c'è chi l'origano ce lo mette, chi non lo mette, il cumino bene o male ci dovrebbe andare, la paprika anche quella è un po' a scelta, diciamo. Potete anche metterci del coriandolo se volete. Poi abbiamo sale, pepe e un cucchiaino di zucchero che servirà ad addolcire un attimo il pomodoro. Ho messo a scaldare l'olio, adesso ci aggiungo l'aglio, la cipolla, peperoncino, faccio soffriggere un po', poi vado ad aggiungere i peperoni. Se volete potete mettere anche altre verdure, sedano, carote, i peperoni potete metterli anche colorati diversamente, ecco, insomma, potete fare un po' come preferite. Diciamo che questa è la ricetta più originale, più simile all'originale. Lasciamo rosolare un attimo le cipolle, poi andiamo ad aggiungere i peperoni. Le ho lasciate rosolare un attimo, aggiungo i peperoni. Ecco, io avevo solo questi, ma se ne avete un po' di più è anche meglio. Ora un po' alla volta vado ad aggiungere la carne spezzettandola un pochino in modo da farla soffriggere un po' anche quella. Ho preso una pentola grande proprio per questo motivo. Ovviamente se usate dei pezzettini invece che la carne macinata viene più semplice questa operazione, non dovete stare lì a dividerle, ecco. E continuo ovviamente finché non l'ho messa tutta. Bene, adesso che ho messo tutta la carne vado a mettere le spezie, origano,
la paprika. Ecco, se vi piace bello piccante invece della paprika dolce potete mettere quella piccante, eh? Il cumino o il coriandolo o entrambi, un po' di pepe, una bella presa di sale. Diamo una bella mescolata. Poi aggiungiamo i pomodori. Io ho usato quelli già spezzettati, ma potete benissimo usare dei pomodori pelati oppure, come vi ho già detto, anche dei pomodori freschi, del pomodoro fresco. Aggiungo anche i fagioli e lascio anche la loro acqua, come vi avevo già detto. Metto anche il mais. Se volete il mais, essendo già cotto, potete aggiungerlo anche più tardi. E volendo anche i fagioli, io però preferisco far bollire tutto insieme perché secondo me si mischiano meglio i sapori, si amalgamano meglio. E andiamo a mettere anche quel briciolino di zucchero che aiuterà a contrastare l'acido del pomodoro. A questo punto va soltanto lasciato cuocere. Incoperchiamo e lasciamo cuocere per un po'. E volendo, ecco una cosa che mi ero dimenticata di dirvi negli ingredienti, possiamo aggiungere un goccino di brodo. Questo è brodo di manzo, poteva essere benissimo brodo vegetale, poteva essere anche un goccio d'acqua se non avete il brodo già pronto. Intanto che il nostro chili bolle e dovrà bollire per un paio d'ore, quindi abbiamo tutto il tempo per preparare delle tortillas. Le faremo intanto con la farina bianca, quella tipo 00 solita, quindi farina di grano 00. Ne abbiamo 200 grammi. No, scusate, 250 grammi. Poi abbiamo 120 grammi di acqua tiepida, a cui andiamo ad aggiungere 30 g di olio di semi e 5 g di sale. Mescoliamo per far sciogliere il sale e ottenere un'emulsione. Poi andiamo a intridere la nostra farina. Ecco, può darsi che vi serva un pochino più di acqua, un pochino più di farina. Adesso, bene o male, le dosi sono queste, però al limite sapete che la farina ha sempre degli assorbimenti diversi a seconda della temperatura e dell'umidità soprattutto. Quindi adesso vediamo se per caso ne dovesse servire ancora un goccio, ce lo metteremo. Appena appena di acqua, ce lo metterei ancora perché se è più morbido si fa anche meglio poi a tirarlo. Adesso andiamo a lavorarlo un po'.
piano di lavoro. E quando ottenete un impasto bello liscio, lo mettete a riposare per una trentina di minuti sotto la nostra solita bolla. Oppure, se volete, potete anche metterlo in frigorifero o dentro in una pellicola, ma può stare benissimo anche sotto la bolla. Ecco. Questo è un altro tipo di tortillas fatto invece con la farina di mais bianca, finissima. Ne abbiamo 200 grammi, poi abbiamo 250 grammi di acqua sempre tiepida, 5 grammi di sale che andiamo a sciogliere nell'acqua, e 20 grammi di olio che vado a mettere direttamente nella farina. Allora, quest'acqua potrebbe essere anche un po' tanta, adesso vediamo quanta ne servirà effettivamente. Bagniamo la farina di mais un po' alla volta, perché la deve proprio assorbire, e dopo, quando l'avrà assorbita, ci renderemo conto se ha bisogno di altra acqua oppure no. Questo perché è un altro tipo di farina e ci vuole più tempo perché assorba l'acqua e perché si riesca a lavorare per bene. Anche questa la metteremo a riposare sotto la bowl per una ventina di minuti. Nel frattempo mettete a scaldare un testo o una padella antiaderente o di ghisa, insomma, qualcosa dove potete far cuocere queste tortillas. Per conto mio ci siamo, e come vedete è avanzata un pochino di acqua, saranno 20-30 grammi. Eccola qua, saranno 20-30 grammi più o meno. Ho ripreso il nostro panetto, ora lo vado a dividere in 6, spero di riuscirci. Faccio la metà, poi facciamo così, cercando di fare più o meno le palline della stessa, le forme della stessa misura, e poi vado a fare delle palline in questo modo. È meglio lasciarle riposare un attimo, è già pasta riposata, però adesso che se la tagliamo e la lavoriamo un attimo, le facciamo riposare ancora un momentino, così è più facile poi tirarle. Potete tirarle anche subito, ma tende a tornare indietro, e se invece le lasciate rilassare un pochino dovrebbe essere più facile tirarle. Ecco, non saranno tutte proprio precise, però insomma, ovviamente poi, se non volete fare 6 parti, potete farne 4, potete farne 8, a seconda di come volete ottenere le vostre tortillas. Ora, con il mattarello, andiamo semplicemente a tirare la nostra tortilla. Io non sono molto brava a farle rotonde, però insomma, se non viene proprio rotondissima non è un problema, si mangia lo stesso.
cercate di allargarla più che potete. E poi si va a cuocerla sul testo. Testo caldo. Ci appoggiamo la nostra tortiglia e ci vuole circa un minuto e mezzo per parte, dipende dal fuoco che avete sotto, ecco. Farà delle bolle e probabilmente si gonfierà anche, ma è normale, va bene così. Mi raccomando, un tovagliolo a coprire per tenerle umide soprattutto e calde ovviamente. Ecco, vedete che comincia a fare le bolle. E a gonfiarsi. Aspettiamo ancora un attimo. Deve anche colorarsi un attimino, per cui vedete come gonfia? Ora lasciate cuocere un minutino anche dall'altra parte e poi è pronta. Ancora un attimo. Via con un'altra. Ora facciamo invece le tortillas con la farina di mais. Queste sono un pochino più difficili da fare, devo essere sincera. Facciamo anche qui delle palline, però queste vanno fatte e utilizzate subito. Questo magari sarebbe meglio nel frattempo coprirlo ancora per mantenerlo umido. Inoltre vedete che ha la tendenza a sbriciolarsi molto. Allora utilizziamo un piccolo stratagemma, lo andiamo a tirare tra due fogli di carta forno, cercando di anche qui di dare una forma rotonda, però è molto difficile dare una forma rotonda a questo tipo di pasta, per cui vi farò vedere cosa faremo. Prendo un piatto, lo appoggio qui e vado a ritagliare quella che è la mia tortilla. Ovviamente la parte in eccedenza la tirerò di nuovo, quindi verrà rimpastata e tirata in un momento successivo, ecco. Così abbiamo dato una forma un po' più rotonda alla nostra tortilla, che altrimenti sarebbe stata proprio bruttina. Ecco,
momento. Devo spostarmi per farvi vedere le cose. A questo punto andiamo proprio a scaravoltarla. Ecco perché vi dico che vanno fatte una per volta. E la lasciamo cuocere anche qui un minutino, un minuto e mezzo per parte. Quindi andrà cotta da una parte, poi girata, lasciatela cuocere bene, perché altrimenti magari vi do un filino più di temperatura, ecco, alzo un po' il fuoco. Lasciatela cuocere bene, vi stavo dicendo, perché sennò è facile che si rompa nel girarla. Potete anche saltarla se siete capaci di farla saltare, ecco. Io non ci provo nemmeno, perché sennò è facile che la ritrovi sul soffitto. Nel frattempo vediamo se si cuoce, forse così un po' troppo. Anche questa tenderà a fare un pochino di bollicine, ma molte meno rispetto a quella con la farina di mais. Soprattutto non gonfierà così tanto, ecco. Vedete, un po' di bolle le sta facendo. L'espediente del piattino potete benissimo usarlo anche per le altre, per quelle con la farina, se volete farle proprio rotonde, rotonde. Questa è un'idea in più che vi do, ecco. Aspettiamo ancora un momentino. Poi ovviamente serviremo il nostro chili con queste tortilla belle calde. Se volete potete aggiungere anche un'insalata fresca, proprio insalata inteso come verdura, e poi anche del pomodoro fresco, potete aggiungere del riso bollito come accompagnamento, e quindi fare praticamente un piatto molto molto ricco e un piatto unico sicuramente. Lo lasciamo cuocere un po' anche di qua. Anche qui mettete sempre un canovaccio intanto che le fate, perché così almeno si mantengono sia calde che umide, altrimenti se si seccano poi si rompono quando le farcite, eh. Un attimo e poi ci siamo. Ecco, vedete che si sta colorando anche di là, lascerei su ancora un momentino. Ci siamo. Ed ecco il nostro chili ormai pronto, ha bollito un paio d'ore. Ecco, una cosa non vi ho detto, l'ho tenuto ovviamente mescolato di tanto in tanto, e ho aggiunto un po' alla volta tutto il brodo che avevo preparato, quindi circa mezzo litro, 600 grammi di brodo. E l'ho fatto bollire lentamente per 2 ore e adesso lo vado a servire con le tortilla. Anzi, lo lascio giù, faccio così. Potete servirlo a parte con le tortilla, in parte per chi vuole, però in teoria andrebbe, ecco, servito praticamente in questa maniera. Si può fare rotondo, si può fare a cono, un po' come volete. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie e buona giornata!